Stop al diabete e all'ipertensione. L'ordine è del Lions Club che continua a scendere in campo a favore della prevenzione. Domenica scorsa a Sala Consilina ha organizzato una giornata di screening gratuiti in piazza Umberto I. Sono stati effettuati circa 60 controlli. Nel 5% dei casi sono stati riscontrati situazioni a rischio. Campagne di sensibilizzazione come queste, ha detto il presidente del Lions, Massimo Burzo, sono necessarie perché consentono di avvicinare la prevenzione ad un numero maggiore di persone. Ovviamente questa è la forza di questi service, le persone magari più anziane, quelle che hanno anche una certa resistenza a fare delle analisi periodiche o perché non possono, perché non ne hanno voglia, vengono così accompagnate in modo abbastanza semplice tramite i volontari nei nostri gazebo e possono quindi farsi queste misurazioni e quindi scoprire magari che c'è qualcosa da sistemare e poi rivolgersi ovviamente al proprio medico di fiducia. Il Lions Club ha già in programma un'altra giornata a favore della salute. Si terrà venerdì prossimo 14 dicembre a partire dalle 10 nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Santa Croce. Un team di specialisti relazionerà sulla prevenzione odontoiatrica e risponderà alle domande del pubblico che sarà presente in sala.